Per noi è una partita che conta molto, una partita più o meno come abbiamo affrontato l'Udinese in casa, la SPAL in casa. È una partita che dobbiamo cercare di farla bene, con tanta determinazione, aggressività, tutte queste cose che ti devono far la differenza. Dobbiamo giocare come abbiamo fatto contro... a tratti bene contro l'Udinese, che nomino l'Udinese perché è l'ultima che abbiamo fatto in casa. Quindi sarà un avversario difficile, perché abbiamo visto che nelle ultime uscite hanno fatto bene, anche se hanno perso 1-0 tutte e due, ma hanno fatto bene. Sono una squadra compatta e che hanno buoni giocatori, una squadra da rispettare, però noi dobbiamo guardare quello che dobbiamo fare noi. Poi, in quanto riguarda al Bologna, io l'ho detto quando l'abbiamo incontrato all'andata, è una squadra che ho lavorato lì, ho tante persone che ho nel club, dentro, e anche i tifosi, che mi sono trovato benissimo. Quindi è una partita speciale, perché ho tanta gente che voglio bene dall'altra parte. Domani siamo avversari, ma mai nemici. Queste partite sono difficili da affrontare, sicuramente per chi non ha un obiettivo. Noi ne abbiamo tante cose da andarci a guadagnare domani, quindi le motivazioni nostre sono tante. E per quello parlo della determinazione, che è fondamentale, perché poi nel momento in cui devi andare a combattere una palla mezza a mezza, devi cercare di vincerla. E quando hai la palla devi cercare di giocare veloce per arrivare alla porta avversaria, quindi devi essere determinato, devi tirare fuori il carattere, che di questo si tratta, perché poi il calcio non basta soltanto con giocare bene, sino devi aggiungere le altre componenti che sono importanti per fare questo tipo di partite. È stata una settimana corta, perché abbiamo fatto la partita domenica scorsa contro l'Udinese in casa, poi siamo andati a Milano, abbiamo lavorato dopo la partita di Milano, lì siamo tornati e poi il giovedì siamo venuti in ritiro. Il motivo è quello lo stesso dell'altra volta, della volta precedente. Quindi abbiamo lavorato concentrati sul campo, che poi alla fine, quando c'hai partite ravvicinate, devi vedere degli errori che hai fatto, non solo la partita contro l'Inter, sino la partita anche contro l'Udinese, perché è stata una partita vinta, però poi ci sono cose sempre da migliorare. Quindi abbiamo lavorato sul campo, che questa è la cosa che conta molto di più di tante chiacchiere. Abbiamo fatto una brutta partita, questo, cioè, non è che poi ne vogliamo nasconderlo. Sono partite che tu pensi o cerchi di fare in una maniera, poi l'avversario gioca. Abbiamo subito un gol pronti via, che poi in un campo così difficile diventa ancora molto più complicato. Quindi è stata una partita che poi si è messa male da subito. E secondo me nel primo tempo ci sta di essere sotto di uno contro l'Inter. Poi nel secondo tempo ci sono stati degli errori che abbiamo commesso noi, che abbiamo messo anche nelle condizioni l'Inter di fare dei gol. E questo è da migliorare. Poi un'altra cosa importante, che la partita, quella che volevamo fare, non è stata fatta, ma poi le scelte sono state mie, quindi la responsabilità è sempre mia. Però poi uno, vedendo e cercando di fare il meglio, non cercando di andare a Milano a difendersi soltanto, poi a volte le partite ti girano male dall'inizio e cambia tutto. Questa partita bisogna lasciarla stare, non secondo me. Noi ne abbiamo parlato, abbiamo visto gli errori e fin qui abbiamo fatto, cioè non possiamo andare indietro ancora, perché se lo faccio con la partita dell'Inter, lo faccio anche contro la partita dell'Udinese. Perché se no stiamo a parlare, o possiamo parlare anche dei numeri, come mi avete parlato dei numeri, si può parlare anche dei numeri che abbiamo fatto contro la partita dell'Udinese. Però non bisogna soffermarsi a queste cose qua, secondo me. Bisogna guardare avanti e soprattutto guardare una partita importante che abbiamo domani.
che è il Bologna. In un campo complicato come andare a giocare contro l'Inter a Milano, prendi un gol subito, quindi ti entrano dei dubbi e loro sono bravi, perché poi loro hanno qualità, e diventa una partita molto difficile da affrontare. Infatti io quando, e continuiamo a parlare dell'Inter, quando noi abbiamo finito il primo tempo, è importante questo, si può venire a Milano e perdere e star perdendo 1-0 contro l'Inter a Milano. Però poi il secondo tempo andava fatto meglio sotto l'aspetto della determinazione, questo che abbiamo messo domenica scorsa, perché poi uno parla della partita dell'Udinese e pensa che sono passati 3 mesi ed è stata la domenica scorsa. Quindi noi dobbiamo tenere presente questa partita. A volte uno parla della maglia, del rispettare. Io qualche esperienza ne ho con questa maglia, quindi penso di averla rispettato sempre, facendo il giocatore e anche come allenatore. Quindi sentir dire che non abbiamo rispettato la maglia, questo no, perché poi quando ho fatto il giocatore qui con questa maglia ho preso anche 4 gol io. Non è che non ho preso 4 gol, ho preso. A volte le partite ti girano male, quello bisogna sempre cercare di migliorare l'immagine, perché poi è brutto sempre prendere 4 gol, questo sì, ma non vuol dire che la squadra non ha dato tutto. In quel momento la squadra ha dato tutto. Bologna è una piazza che devi non soltanto cercare di vincere, sino anche di giocare bene. Questo è quello che vuole sempre il tifoso di Bologna. A volte ci riesce, altre volte no. Io penso che il mister ha fatto bene fin qui, e poi è una piazza che pretende molto ed è giusto che sia così, ma poi sinceramente il lavoro del mister si è visto, è buono, è da tanti anni che è lì, e poi contestarlo non penso che sia la cosa giusta, anzi. Ti dico che la testa, in questi 4-5 giorni è più importante lavorare sulla testa, perché fisicamente poi non è che puoi fare più di tanto, perché ci sono ragazzi che non hanno giocato domenica e martedì, però sì hanno giocato domenica, quindi sono dei lavori diversi che poi non puoi andare anche a fare chissà che lavoro fisico. Mentalmente sì, devi cercare di vedere degli errori, e ripeto, gli errori precedenti della partita di domenica, questi fatti contro l'Inter, perché sono stati fatti, però il lavoro più grande è sulla testa. Quindi noi abbiamo cercato, e per questo motivo è che siamo andati anche in ritiro, per queste cose che poi, secondo come pensiamo noi, le piccole cose sono quelle che fanno la differenza alla fine, quindi i particolari vanno curati al meglio, e per questo motivo siamo andati in ritiro. Però è come hai detto tu, e io ti dico che secondo me bisognava lavorare, come abbiamo fatto, più sulla testa. Sono partite difficili che poi ti serve molto l'esperienza, ragazzi che sono grandi, che hanno del vissuto, quindi lo dico ancora oggi che è così, sono gli uomini, e non vuol dire questo che i più piccoli sono, o più ragazzi non sono uomini, però hanno un vissuto in più, hanno qualcosa in più che ti possono garantire in questo tipo di partite.